Qui al Comitato dei Radicali Italiani, il Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, incontriamo Marco Beltrandi, che possiamo chiamare ormai ex deputato o deputato uscente, insomma. Ho già deputato. Sì, no, anche i fai diventano anche abbastanza tipo anche il fu deputato. No. Diciamo ex deputato, che è semplicemente un riconoscimento appunto cronologico, semplicemente, della uno appunto componente della pattuglia radicale che è appunto stato in Parlamento fino a qualche mese fa. Fino a qualche settimana fa. Marco, hai sentito, hai potuto sentire un pochino il dibattito che in qualche modo, volenti o nolenti, si pone dopo i risultati elettorali non esaltanti, e quindi un pochino subisce un po' l'influsso anche di una certa, poi dipende, amarezza, delusione, disillusione, ognuno poi un pochino la vive personalmente. Tu che ne pensi? Ma io penso che, non solo ho seguito il dibattito, ma sono anche intervenuto stamattina, io sono convinto che in realtà i risultati elettorali dei radicali vadano sempre valutati con molta prudenza, per due ordini di ragioni. Anzitutto perché c'è la ragione dimostrata, documentale, per il quale la nostra esposizione ai media, non per scelta nostra, è davvero molto bassa. E io ritengo, anzi so, che persino negli Stati Uniti, dove l'uso di internet in politica è molto più avanzato che in Europa, è l'uso del computer più diffuso, nonostante questo la campagna elettorale ha ancora come principale strumento la TV tradizionale. Questo non è che possiamo negarlo. Poi la TV tradizionale si può fare in modi non tradizionali, per esempio come stai facendo tu in questo momento. Ma noi andiamo soltanto su internet, eh? Appunto. Oppure diciamo così, alcune TV ormai stanno usando le immagini dei loro telespettatori girate con telefonini, cose di questo tipo, quindi stanno un po' cambiando le cose, ma però il mezzo televisivo è ancora fondamentale, persino negli Stati Uniti. Ma poi c'è anche un'altra ragione di fondo che non dice nessuno, cioè che noi in realtà non è che qui Pannella o qualcuno di noi si aspettasse dei risultati, cioè si aspettasse degli eletti. Sapevamo, per come era stata impostata la partita, anche che il principale obiettivo evidentemente era un altro, se no non avremmo scelto un simbolo del tutto nuovo e sconosciuto, se no non avremmo messo quelle scritte amnistia, giustizia e libertà, e probabilmente avremmo fatto qualcos'altro. Quindi, cioè, bisogna sempre tenere presente che noi giochiamo delle partite che hanno molta probabilità di vedere la sconfitta. E infatti, devo dire, la sconfitta è arrivata. E questo bisogna essere consapevoli, perché se non si è disposti ad accettare questo prezzo, forse è meglio andare da qualche altra parte, no? Sì, onestà intellettuale che ovviamente ti riconosciamo nel dire appunto che si parla di sconfitta. E diciamo un po' protesi anche verso il futuro, e prendendo lo spunto da questa sconfitta, come tu l'hai chiamata, c'è anche una certa riflessione sugli strumenti che abbiamo, che sono, va bene, gli strumenti telematici, Simone Sapienza ci ha dotto sulla questione, ma anche un pochino su quella che comunemente potremmo chiamare la forma partito, se è ancora efficace, se questo partito radicale transnazionale, insomma, questo progetto, perché io l'ho sentito chiamare così, insomma, da Spadaccia qualche settimana fa, si è realizzato, è realizzabile, o insomma in qualche modo si dovrebbe cercare una nuova forma per essere più efficaci? E in questo non so appunto se risponde il nuovo soggetto che pare stia nascendo, che si chiamerà Amnistia, Giustizia e Libertà. Allora, sul piano organizzativo il Partito Radicale Transnazionale non esiste, punto. Quindi in questo senso chiamarlo progetto sul piano organizzativo è una sua realtà, nel senso che si è cercato di dargli una veste organizzativa con quel congresso di un anno e mezzo fa ormai, che secondo me era un congresso importante, anche perché io sono sempre stato convinto che l'elezione del segretario Demba Traoré avrebbe dato una grossa mano ai radicali anche in Italia. Purtroppo le cose non sono andate come si auspicava, perché Demba non ha mai accettato di fatto di venire qui, e quindi questa carta non ha giocato, non ha funzionato.
Comunque rimane un partito che quindi esiste in termini di idee e di politica, ma è del tutto inesistente in termini organizzativi. Ora c'è il rischio concreto, secondo me, che questo stato di cose si trasferisca anche ad altri soggetti della galassia, cioè non vorrei che anche radicali italiani diventasse un soggetto di idee con niente o quasi sempre meno mezzi organizzazione. Allora, intendiamoci, le idee sono quell'elemento fondamentale senza il quale non si fa politica, però ahimè non bastano, quindi per quello che riguarda i mezzi noi siamo effettivamente in una grossa difficoltà, in uno scarto che è sempre crescente fra ambizioni, fra una consapevolezza dell'importanza delle idee che abbiamo e della loro resistenza anche nel tempo, le proposte, le iniziative, eccetera, è una realtà che indubbiamente in termini organizzativi e di mezzi va male, anche questo passaggio elettorale segna una riduzione dei mezzi a nostra disposizione, quindi il problema c'è tutto. Dopodiché su come invece riorganizzare, ma io non credo assolutamente che le strade, cioè si può fare benissimo, anzi, ma io la vedo positivamente l'iniziativa di un'associazione Amnistia, Giustizia e Libertà. Certo che se però deve nascere in contrapposizione vero o presunta ad altri soggetti politici come radicali italiani, beh allora non ci siamo, cioè non, vuol dire che non si sta andando in una direzione sbagliata, cioè già siamo pochi, se in più ci rompiamo pure dal punto di vista organizzativo, persino politico, per cui qualcuno fa il referendum come se si potesse fare il referendum da soli, no? Cioè, qualcun altro fa le denunce, qualcun altro non so cosa farà, cioè trovo che questa sì che sarebbe veramente una buttare le idee alle ortiche. Marco, un'ultima cosa, appunto qui mentre stiamo proprio registrando si sente un vociare proprio su questo argomento, radicali italiani, c'è sempre questa specie di mantra della chiusura di radicali italiani e io ti chiedo tu che ne pensi? È una bella questione, perché noi possiamo anche decidere a un certo punto di chiudere radicali italiani perché è esaurito una funzione, perché comunque nell'area i soggetti politici, a parte il partito transnazionale che però è un progetto, come ricordavo prima, non hanno mai durato tanto, insomma. Quindi a un certo punto uno può anche arrivare a dire vabbè, sentite che c'è, si chiude perché abbiamo esaurito una fase storica. Cioè, il problema non è questo, il problema è cosa si apre dopo. Perché con quali premesse, con quali... Ecco, io c'è una cosa che approfitto della tua ospitalità per dire, l'ho detta anche stamattina in comitato, l'avevo detta anche in un giro di mail più privato. Cioè, allora, ho le idee molto confuse, come avrai capito, in termini di organizzazione o su cosa si dovrebbe fare o si potrebbe fare. Però di una cosa sono assolutamente convinto. Quest'area continua ad avere necessità e bisogno della guida e della leadership di Marco Pannella. Cioè, non mi basta pensare che ci siano stati degli errori, e qualche errore può darsi anche che ci sia stato, o qualche incertezza nella conduzione di questi mesi, per dire, vabbè, insomma, se ne può fare a meno, è ora di cambiare. No, perché noi dobbiamo sempre partire da un dato. Cioè che grazie a Pannella soprattutto in Italia ha resistito un soggetto politico per 60 anni, liberale, in un contesto del tutto ostile, contesto politico, economico, sociale del tutto ostile. Questo è un miracolo, tanto più se noi pensiamo che molti liberali si sono agitati nella storia d'Italia, ma sono durati un attimo, sono durati un istante. Quindi questo merito storico va riconosciuto, così come vanno riconosciute le tante riforme conquistate, ma anche i tanti interventi magari meno famosi, ma che hanno comunque migliorato la vita delle istituzioni, no? Quindi no, questo merito va riconosciuto e io non vedo all'orizzonte altri leader che siano all'altezza di questo compito. Quindi qualsiasi cosa si farà,
io abbandonerei, diciamo così, l'avventura di quei organizzazioni, soggetti che nell'area radicale volessero invece intraprendere una via autonoma da Marco Pannella, perché lo riterrei un errore politico, punto, basta. Oltre che anche una certa ingratitudine, ma questo avviene dopo. Prima c'è l'errore politico, secondo me, che è più grave. Quindi credo che invece bisogna riprendere a marciare nella stessa direzione e naturalmente anche Marco deve essere disponibile a confrontarsi con gli altri e certo può succedere anche che sbagli, sì, è un essere umano e non credo che sia questo il problema. Grazie Marco Beltrandi.